Buongiorno a Davide Giacalone. Buongiorno, bentrovati. Buon venerdì 17. Crocianamente dice non è vero, ma ci credo. Esatto, come sempre. Cominciamo dalla prima pagina del Messaggero. Oggi riaperture, si comincia dall'auto. Fase 2 dal 27 aprile, c'è la moda tra i primi settori. Dal 4 maggio l'ipotesi blocchi regionali alla mobilità. E poi la prima del Giornale, il Nord non aspetta, regioni in fuga dalla palude di Conte. Dopo la Lombardia si ribella. La chiusura anche Piemonte, Veneto e Friuli. Davide. Sì, poi la stampa avverte, dice che il nord ora tratta con il governo. Allora bisogna intanto avere chiaro il quadro di legge sulla materia, e cioè secondo le nostre leggi, il nostro diritto, ciascuna regione può, rispetto ai provvedimenti presi dal governo, in questo caso di chiusura, vararne di più restrittivi, cioè può stabilire che si deve chiudere dell'altra roba, ma non può fare il contrario, non c'è base giuridica per fare il contrario, quindi questo appartiene un po' alle conferenze stampa più che alla realtà. Inoltre bisogna tenere presente che ci sono anche lì delle comunicazioni che sono piuttosto in altalena. Per esempio, fino all'altro ieri io sarei stato abbastanza convinto nel dire che una delle regioni che voleva chiudere di più fosse la Lombardia, e mi sbagliavo alla grande, perché l'altro ieri mattina il presidente della Lombardia ha detto no, noi siamo per le 4D, bisogna aprire, al 4 maggio si riparte e si apre il più possibile, a ruota il presidente del Veneto, cioè apriamo tutto a partire dal 4 maggio. Però ieri c'è stata la conferenza stampa con il solito bollettino abbastanza mesto, e il vicepresidente della regione Lombardia, quindi la stessa ovviamente giunta del presidente Fontana, che cosa ha detto? Ha detto che con quei numeri siamo ancora nella fase 1, non apriamo il 4. Bisogna mettere un po' d'ordine, bisogna anche capire che non è propriamente come l'interruttore della luce, accendi, spegni, apri, chiudi. Per esempio, tutto il settore produttivo ha bisogno di tempo e di organizzazione per ripartire. Quindi sarebbe il caso, se possibile, se non guasta troppo i programmi di comunicazione di ciascuno, è che meglio ancora se si raggiunge un accordo, ma dove anche l'accordo non ci fosse fra il governo e le regioni, però cerchino di dirlo un po' lontano dalle telecamere, non perché non ci debba essere trasparenza, ma per non ingenerare confusione. Si tenga presente che fin qui la risposta degli italiani è stata di una disciplina esemplare, e per qualche aspetto anche ci meravigliamo noi stessi di quanto si sia stati disciplinati, o forse perché impauriti. Non sprechiamo tutto questo, diciamo, dando luogo a uno spettacolo che non è molto sensato. Poi, se posso presentare una mozione che sarà sicuramente perdente, ma lo dico, diciamo, per amore dell'arte, se si potesse smettere di utilizzare distanziamento sociale, che ha qualche cosa a che vedere, lei mi fa leggermente schifo, se fosse possibile usare distanza interpersonale, lo troverei un pochino più umano, ecco. Perché le parole hanno un valore, non dimentichiamolo. Davide, dal Corriere della Sera, via libera per moda e auto, questa è l'apertura, pressing dei governatori del nord, il presidente Fontana, turni di lavoro su 7 giorni, meno di 3.000 i malati in rianimazione. Un ricordo di Sepulveda, magari poi su questo ci torniamo, anche con la gaffe ieri comparsa su alcuni siti di informazione a cui a questo autore veniva attribuito un libro anziché un altro, e io stessa ho avuto un momento così di scompenso, pur non ricordandomi benissimo tutti i suoi titoli. Andiamo a pagina 13 del Corriere, frutta e verdura più cari, oltre 40 volte l'inflazione, è l'allarme di Coldiretti. Eh sì, in un momento in cui è tutto fermo, l'inflazione è molto bassa, già che era bassa a prescindere, che non si metteva liquidità e l'inflazione non si riprendeva, comunque l'Istat ci segnala uno 0.1, cioè praticamente zero, di inflazione, mentre i prezzi della frutta e verdura, a seconda delle diverse tipologie, però aumentano del 3.7, addirittura del 4.1%, cioè significa 40 volte il tasso basso, che è molto basso, per cui diventa 40 volte per questo. Però i prezzi agricoli mostrano una crescita che si sente già, diciamo, per l'acquirente finale. Da cosa è derivata questa crescita? Beh, naturalmente in questa condizione i costi di trasporto, i costi di lavorazione
sono cresciuti e questo fa crescere anche il prezzo finale per il consumatore, ma soprattutto manca la manodopera, mancano da 270.000 a 350.000 persone per lavorare i campi, soprattutto per fare i raccolti. I campi non si zappano più come all'antica, naturalmente, esiste la meccanizzazione, però il raccolto va fatto, le cose vanno prese, gli agretti vanno raccolti da per terra, i limoni vanno presi per aria e così via. E lì ci serve manodopera. Questa manodopera ha due caratteristiche. La prima è di essere in grandissima parte straniera, che non significa immigrati irregolari, ci sono la gran parte, sono lavoratori stagionali totalmente regolari, regolarizzati, tutto a posto, ma non vengono, adesso non ci sono e quella manodopera manca, a quella si aggiunge anche una buona parte di manodopera irregolare, naturalmente, e la seconda caratteristica è appunto di essere stagionali. Noi abbiamo adesso, siamo senza immigrati quanti ce ne servono nei campi, e per giunta avevamo abolito i voucher, che era un modo serio per pagare le prestazioni stagionali o temporanee. Le due cose messe assieme fanno crescere frutta e verdura. Ricordiamocene post-Covid, post-virus, cioè ricordiamoci che noi compriamo frutta e verdura a un prezzo relativamente basso, certamente più basso di quello che pagheremo nei prossimi giorni e probabilmente anche nei prossimi tempi, perché esiste un mercato, ed esiste un mercato nel quale la raccolta nei campi viene fatta da manodopera immigrata. Ricordiamocene alla prossima polemica, perché potrebbe essere utile per parlare di cose serie anziché per slogan. Allora, Carlo Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria. Repubblica titola: il Nord si riprende Confindustria. Davide. Sì, nel senso che vabbè, lì c'è uno spostamento del nuovo presidente degli industriali e viene dalla Lombardia, mentre è lombardo, mentre l'attuale è campano. Però non è tanto a questo che facendo il titolo, quanto al fatto che la macchina industriale del Nord cerca in qualche modo di tornare a guidare l'associazione degli industriali. È un momento difficile quello che dovrà affrontare il nuovo presidente Bonomi, che non è ancora stato eletto, sarà a maggio l'assemblea di Confindustria, ma insomma manca poco, è sicuro che sarà lui perché ha preso più voti. È un momento difficile, è un momento complicato, ma tra le tante cose Bonomi si è sostenuto dal presidente Alessio Lombardo molte idee che personalmente trovo largamente condivisibili e importanti, ma c'è una cosa che sta più a fondo e che è più importante non delle singole idee, delle singole questioni, e cioè che il mondo produttivo italiano ha totalmente perso rappresentanza, ma mica gli industriali, mica diciamo il padronato come si diceva col linguaggio di una volta, proprio l'Italia che produce, l'Italia che fa, ha perso rappresentanza. C'è un'Italia che parla, c'è un'Italia che vive di trasferimenti, c'è un'Italia di assistiti, c'è un'Italia di mantenuti, che ha largamente una rappresentanza, diciamo, preponderante. L'Italia della produzione no, non ce l'ha. E questo non è colpa del destino, del fato, la storia, no, è anche colpa dell'Italia che produce. Un po' perché è distratta a lavorare, a non occuparsi di altro, ma non occuparsi della cosa pubblica, non perdere il proprio tempo a occuparsi di ciò che è collettivo, o pensare che se faccio fino in fondo gli affari miei, intanto questa è una cosa positiva, ma poi chi se ne importa di come viene governata l'Italia, beh, questo è un errore che si paga. E il mondo della produzione italiana, a cominciare dalle industrie, ma il mondo della produzione anche dei lavoratori, di noi che lavoriamo e produciamo, e che abbiamo perso in grande parte rappresentanza, questo è un guasto profondo. Questo sarà uno dei terreni di sfida con cui Bonomi dovrà fare i conti nella sua presidenza, che ancora non è partita, ma partirà fra poco. A proposito di questo argomento, l'apertura del Sole 24 Ore: Bonomi, sfida tremenda, politica smarrita. Da Il Manifesto: Bonomi, Confindustria torna ai falchi, il presidente di Assolombarda eletto ieri con un quasi plebiscito. Dobbiamo cambiare argomento e tornare a parlare del coronavirus. Lo facciamo con una storia che oggi La Stampa pubblica all'interno. La Stampa, per l'apertura, riapertura
Ferrero al Nord tratta con il governo, niente fughe in avanti. A pagina 8 si parla della situazione del Pio Albergo Trivulzio di Milano, anche se non è l'unica struttura, l'unica RSA in cui sono avvenute molte morti e molti contagi, per cui adesso si dovrà indagare. Al setaccio messaggi e scambi di lettere tra Regione e Trivulzio, dalle carte emergono spunti per altri filoni di indagini, gli ispettori del Ministero, violate le nostre disposizioni. Allora, purtroppo nelle residenze per anziani queste cose, una quantità di defunti rispetto ai ricoverati molto alta, si è verificata mica solamente al Pio Albergo Trivulzio, si è verificata in diverse parti d'Italia di cui in qualche modo inspiegabilmente non si parla, cioè si parla di quella, e purtroppo si è verificata anche in altre parti d'Europa, cioè per le residenze degli anziani si sono dimostrate una questione, un punto delicato. Allora lì bisognerà capire prima di tutto se, il perché questo è successo. Certo, naturalmente la concentrazione di anziani diciamo così è un elemento di pericolo, questo è ovvio. Però bisogna capire se c'è stata negligenza, se addirittura c'è stata colpa, se addirittura c'è stato reato, e questo, a questo servono le inchieste, quindi le procure della Repubblica, nel caso italiano, fanno il loro mestiere e fanno le inchieste. Quella che sarà la verità processuale non lo stabilisce ovviamente la procura, non lo comunica in tempo reale ai giornali, ed è in qualche modo scandaloso, riprovevole, che l'informazione non impari mai a dare le informazioni in maniera corretta. Quella è un'ipotesi d'accusa, quella è un'ipotesi di indagine, per cui scrive di dire ma nell'atto della procura c'è scritto falsificati i documenti, e per forza, se non c'è l'ipotesi della falsificazione dei documenti, che li vado a sequestrare a fare. Sono cose abbastanza, diciamo così, dovrebbe sapere l'ABC del diritto, ma ti saluto. E quindi lo spettacolo è quello dell'accusa. Se ci sarà fondamento a questo lo sapremo a esito del processo. Arrivederci, ci risentiamo fra qualche anno. E soprattutto non impara mai, ma poi mai, la politica, perché poi si fa finta di dire ma io sono garantista, però certo, questi che hanno combinato, perché la si imbraccia subito come arma politica. Grazie. Scambiare l'accusa per sentenza e farne battaglia politica è un modo per essere incivili. E torniamo sulla prima pagina. Sul Sole 24 Ore, a metà pagina troviamo questo titolo: Commissione Europea, von der Leyen, l'Unione Europea chiede scusa all'Italia lasciata sola. Davide. Ma sapete, questa cosa qui, questo titolo si trova praticamente su tutti i giornali. Ed è un modo curioso anche qui di raccontare le cose, no? Come se il tema europeo fosse bisogna chiedere scusa all'Italia e il tema italiano è facciamoci chiedere scusa dall'Europa. È una cretinata ciclopica, è un modo... C'è un dibattito parlamentare nel Parlamento europeo nel corso del quale, tra le altre cose, sollecitata a questo, il Presidente della Commissione europea ha detto che l'Italia, essendo stato il primo paese contagiato, la reazione è stata in ritardo rispetto a quello che è capitato con altri paesi, perché sono stati contagiati dopo. Capirai che riflessione profonda. Il tema è tutt'altro. Il tema è tutt'altro, cioè quello che conta è una cosa completamente diversa, e cioè il ministro dell'economia francese, Lemaire, ha teorizzato in maniera esplicita che anziché continuare ad aspettare il Consiglio Europa, cioè la riunione dei capi di Stato e di Governo europei, la Commissione prenda l'iniziativa. Cioè dice alla Commissione Europea: prendete voi l'iniziativa, partite voi subito, adesso, senza bisogno di aspettare il Consiglio Europeo, per esempio nel programmare per la ripresa, per la ripartenza, anche la raccolta di denaro a credito, quelli che insomma in maniera generica vengono chiamati Eurobond, spesso da chi non sa neanche cosa esattamente sta dicendo. Il leader dei liberal democratici al Parlamento europeo, Guy Verhofstadt, ieri si è scagliato sulla Commissione su questo, dicendo: voi state perdendo tempo, dovete cavalcare il Consiglio europeo, perché i trattati vi danno questa possibilità. Queste sono le questioni vere. Però, cosa c'è dietro queste questioni vere? È che se la Commissione prendesse quell'iniziativa, trovo che hanno ragione, hanno ragione i francesi, ha ragione Verhofstadt, bisognerebbe che la Commissione prendesse quell'iniziativa senza aspettare il Consiglio dei Stati di Governo, dei capi di Stato e di Governo,
ma se prende quella iniziativa e imbocca la strada di una maggiore raccolta di denaro a cura di istituzioni federali, cosa che c'è già per esempio nel fondo sulla disoccupazione, c'è già nei fondi che può raccogliere la Banca Europea degli investimenti, ma se questa viene ancor più istituzionalizzata, cioè quelli che con uno slogan un po' per ottusi si chiamano gli Eurobond, ma questo significa molta più Europa. Cioè i soldi che vengono in quel modo raccolti non sono mica soldi che vengono ripartiti fra gli stati e così il governo di Tizio e il governo di Caio dice me li sto spendendo, no, quelli sono soldi che rimangono nella disponibilità delle istituzioni europee e devono essere investiti naturalmente per la ripresa, il che significa che devolvi molta più capacità di decisione a livello europeo. Ora, che in alcuni paesi, segnatamente l'Italia, gli anti-europeisti siano quelli che chiedono a più volte gli eurobond o niente, gli eurobond o la morte, ho capito, ma anche la morte del ridicolo, perché se si fa quella roba lì tu ti ritrovi con molta più Europa. Questo è il noccio. Se noi la continuiamo a raccontare all'opinione pubblica italiana della serie il von der Leyen si è scusata, hanno riconosciuto, prendiamo in giro l'umanità e non diamo informazioni serie. Davide, abbiamo ancora un minutino per ricordare, come anticipavo prima, la scomparsa di Sepulveda. Prendiamo il manifesto perché è quello che, anche per ragioni insomma del suo impegno politico, gli dedica più spazio. Alla fine del mondo, lo scrittore militante politico cileno Luis Sepulveda, colpito dal Covid-19, è morto dopo aver lottato per settimane in un ospedale di Oviedo in Spagna. Aveva 70 anni, tra i suoi libri più conosciuti il bestseller Il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Oggi il manifesto tra l'altro ripropone uno dei suoi scritti, Pinochet a processo, il nostro giorno più atteso. Davide. Lui è stato un autore molto prolifico, per cui per esempio la gara a declinare tutti i titoli dei suoi libri è una gara che perde chiunque, a meno che non abbia un testo davanti da cui leggere e copiare mentre sta parlando. Ha prodotto molti libri, è stato un grande raccontatore di favola. Di favola e di favole, ma nel senso straordinario, delle favole, sono belle e La sua penna si dice banalmente ha dato voce agli ultimi. In realtà ha riconciliato gli ultimi, le diversità sociali, le diversità politiche, con la favola del bene, con la favola di una visione positiva del mondo. Questa è stata la grande capacità sua, da cileno, da nipote di un immigrato anarchico che era scappato dalla vecchia Europa, dalla Spagna se non ricordo male. E questa è la sua caratteristica, la sua cifra. Non è la cifra di tutta la letteratura sudamericana, che è stata per molti aspetti anche diversa nel raccontare, García Márquez molto più legato diciamo alle storie più crude, più sanguigne del suo paese, Vargas Llosa molto più affezionato al concetto di libertà che non a quello di uguaglianza. Sepulveda è stato il cantore, il poeta della bontà raccontata in favola senza naturalmente celare nulla della realtà, anzi portando la realtà nella sua crudezza all'evidenza di tutti. Purtroppo ieri è scomparso. Quando sarà passato un po' di tempo dalla sua scomparsa ci libereremo anche dalle considerazioni politiche sugli autori e ne apprezzeremo quindi meglio tutti quanti, quale che sia l'opinione di ciascuno, l'opera, che in quanto opera d'arte è un'opera immortale. Termina qui la rassegna stampa di RTL 102.5. Grazie a Davide Giacalone, l'appuntamento con te è per domani mattina alle 7.10. Grazie a voi e buona radio a tutti. A proposito di imprese, di aziende, noi non ce ne dimentichiamo in questo momento in cui tutto è cambiato, il lavoro è cambiato, le imprese però chiedono di ripartire, chiedono sicurezza, chiedono anche un aiuto in cambio ovviamente del proprio lavoro. Giriamo l'Italia delle aziende che preparano la ripartenza. Oggi abbiamo al telefono Kurt Bortolamenotti, amministratore delegato di Exquisa. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e anche a tutti gli ascoltatori di RTL 102.5. Grazie naturalmente di essere insieme a noi in questi minuti. Allora, quali sono i cambiamenti interni nell'organizzazione del vostro lavoro, sia nel lato stabilimenti, sia dal punto di vista degli uffici, quindi dell'amministrazione?
Ma per quanto riguarda adesso gli uffici di Exquisa a Bolzano per tutta la distribuzione in Italia, ormai eravamo, dico, già pronti per lavorare, come tutti dicono oggi, home office da casa, e sta funzionando veramente molto molto bene. Qua anche i dipendenti si sono adattati a questa nuova situazione, perché non è così facile da un momento all'altro cambiare un po' atteggiamenti e tutto quello che alla fine dei conti coinvolge i processi in azienda qua a Bolzano. Poi, se noi parliamo della produzione, che noi abbiamo un stabilimento nell'Allgäu, in Baviera, in Germania, anche lì tutti i processi produttivi alla fine dei conti sì, si sono ancora modificati e sono stati fatti anche degli interventi più rigorosi, però per quanto riguarda sanificazione, pulizia, qualità, noi seguiamo ormai da 111 anni questa politica, e devo dire che abbiamo avuto anche fortuna in questo momento qua di far sì che i nostri prodotti vengono consumati di più, ancora più di prima. Certo. Questa è un po' la situazione che noi abbiamo in questo momento. Perché siamo tutti a casa e mangiamo tutti di più, quindi esatto. usciremo questa tutti è la verità. Più ingrassati. Siamo in linea con Kurt Bortolamenotti, amministratore delegato di Exquisa. A proposito dei vostri prodotti, avete modificato un po' la vostra offerta? Se sì, come lo avete fatto? Ma offerte, noi abbiamo già da qualche anno novità che si sono inserite nel mondo, chiamano così, spalmabili, perché noi siamo gli specialisti di spalmabili. L'azienda, come detto poc'anzi, da 111 anni si concentra sul formaggio fresco spalmabile. In questo mondo, se non posso dirlo così, siamo un po' anche leader, e siamo praticamente con una gamba abbastanza ampia. Negli ultimi tempi abbiamo inserito prodotti di alto contenuto proteico, prendiamo il nostro Fitline sia nella versione dello spalmabile, ma come anche nei fiocchi di latte, dove troviamo una presenza di proteine veramente elevata, con un grasso che oggi più che mai è sempre stato un po' il punto del consumatore, di ridurre anche il più possibile i grassi. L'innovazione, dove abbiamo vinto anche dei premi prodotto dell'anno, è il nostro prodotto Hummus, e col Hummus marchio Noah noi siamo oggi anche in Italia leader su questo prodotto, e parliamo di un prodotto vegetale. Questo è un prodotto che negli ultimi 3-4 anni ha avuto sicuramente un incremento importante, dove noi abbiamo anche una posizione importante. Ma l'hummus, perdoni, è quella specie di crema di ceci, è corretto? Esatto, crema di esattissimo. Questo è proprio la crema di ceci. Sfoggio delle competenze senza averla mai mangiata, ma mi riprometto di assaggiarla. Sì, anche perché voglio dire, come diceva prima Barbara, in questo periodo, voglio dire, non ci risparmiamo a tavola, quindi insomma, per chi non lo conoscesse, è una buona occasione per quando si va al supermercato per provare questi e ovviamente altri prodotti della vostra azienda. Parliamo proprio del rapporto tra il cliente e voi, no? Tra consumatori e azienda. Come è cambiato in questo periodo, se ovviamente ci sono stati dei cambiamenti? Ma cambiamenti, io posso dire che questa situazione ci fa avvicinare ancora di più. Io prendo in primis i nostri interlocutori per la distribuzione organizzata, che alla fine dei conti cercano veramente, qua un complimento a tutti, non solo ai nostri dipendenti all'interno della nostra azienda, ma anche ai distributori, di fare veramente di tutto per far sì che questi prodotti siano sugli scaffali. E questo sarebbe praticamente, è un punto importante per tutto il popolo italiano, che noi nella distribuzione siamo veramente preparati e abbiamo dato praticamente un sostegno con tutti i processi che noi stiamo facendo, la sicurezza di avere questi prodotti genuini, buoni, sugli scaffali. Questo è un po' il rapporto, che devo dire un complimento, e funziona veramente benissimo. È anche una sorta di promessa che fate ai consumatori: noi ci siamo. Prima di salutarci, le chiediamo quali sono le prospettive per il futuro, e magari se avete delle richieste al governo. Ma le richieste, io dico personalmente, per tutta l'azienda e per il team Exquisa, io dico sempre regole chiare, e che queste regole chiare siano praticamente vissute da tutti. E dico questo tutti, quando io dico rimaniamo a casa vuol dire tutti.
se noi vogliamo entrare nei punti vendita, tenere le distanze, ma tutti, e questo è un po' un discorso che vorrei fare con tutto il mondo, ma in primis Italia, poi vediamo l'Europa, di essere uniti. Questo è un po' il tema che mi sta tanto a cuore. Assolutamente, noi la ringraziamo, grazie davvero per le sue parole a Kurt Bortolameotti, amministratore delegato di Exquisa. Ci incrociamo ovviamente con i suoi prodotti così sugli scaffali del supermercato, perché lì la vostra presenza non manca mai. Grazie davvero e buon lavoro. È stato un piacere, grazie a voi, grazie. Grazie, 7.54, tra poco arrivano Bruno e Federico Vespa con lo Stop News Raccontami. Prima il pensierino buono del Don Antonio, buongiorno. Sì, ciao a buongiorno. Tutti i genitori, date più speranze e meno paure, date più speranze e meno paure a tutti i genitori. Ciao. Grazie a Barbara Sala. Grazie Enrico Galletti. Arrivano Stop News Raccontami con Bruno e Federico Vespa. Le ultime notizie, noi torniamo domani. Ciao. Venerdì 17 aprile del 2020, 4 minuti dopo le 8 del mattino, buona mattinata da parte di Bruno e Federico Vespa, benvenuti all'interno di Nostra News Raccontami, buongiorno Ricky, buongiorno Andy che è giù a Roma, buongiorno a Massimo Galanto e Guerrera da parte social, buongiorno Enrico Galletti, buongiorno soprattutto a tutti voi e a te papà in questo venerdì 17 di un anno bisestile in pieno coronavirus, direi che più sfiga di così francamente, faccio difficoltà a trovare, ma insomma oggi vogliamo occuparci un po' di due temi diversi. Sì, ma intanto speriamo che questo venerdì 17 ci porti un ulteriore crollo dei ricoveri, che sono l'elemento più positivo di questa vicenda. Sai, ieri ci sono stati 700, più di 700 ricoveri meno dell'altro ieri, quindi insomma all'ospedale di Bergamo si è passati da 20 morti al giorno a 2 morti sono ancora troppi, però insomma dai, speriamo in bene. Ma sì, noi vorremmo sapere come state, cioè come state vivendo mentre cominciano a riaffacciarsi delle ipotesi di riapertura. Finalmente alcune fabbriche verranno riaperte, oltre a quelle già in attività, verranno riaperte dopo il 25 aprile, si riapriranno alcuni cantieri, eccetera. Ma voi come state vivendo? Preferite anche voi? Fremete? Non vedete l'ora di riuscire? Oppure invece state tranquilli, magari in cassa integrazione, ma volete starvene ancora un pochino tranquilli a casa? Psicologicamente come state reagendo? Vi sentite in gabbia o vi state riposando, insomma? E in casa come va la convivenza? Si ritrova la famiglia o non se ne può più? Ecco, vediamo un momento le e aggiungiamo ipotesi. aggiungiamo anche se siete favorevoli a un'eventuale riapertura anticipata o a quella prevista del 4 maggio, oppure se ancora secondo voi è presto e se secondo voi invece bisogna aspettare. Federico, formalmente non è previsto niente ancora, lo so. Perché si sta aspettando questo comitato presieduto da Vittorio Colao, che dovrebbe in queste ore, direi ormai, insomma entro questa settimana, 5, dare le indicazioni. 4, 3, vai. 2, 1, via. Come state psicologicamente dopo tutto questo tempo di quarantena? Siete favorevoli alle riaperture il 4 maggio o prima addirittura, visto che il trend di questo fenomeno è in netta discesa, oppure volete aspettare il parere di esperti o pseudotali? Io dico solo subito la mia, così poi, come sai, lascio spazio a te e a tutti gli altri. Comincio ad accusare molto psicologicamente abbastanza questa reclusione, che trovo eccessiva e ridicola. Per quanto mi riguarda, avrei aperto tutto il centro sud già la scorsa settimana, riaprirei molto in anticipo rispetto al 4 maggio il nord, e del resto non sono solo io a pensarla così, ma mi sembra che pure Zaia e Fontana la vedano alla stessa maniera. E comincio a reputare questa task force di esperti, di virologi, che dicono tutto il contrario di tutto. Alcuni dicono che si potrebbe già riaprire, altri dicono che bisogna aspettare addirittura giugno. Comincio a vedere un contesto ridicolo anche in questo senso e un governo in totale confusione. Punto. A te. Dare per due volte la parola ridicolo mi pare eccessivo, Federico. Anch'io, da come sempre. Sono per... No, beh sì, insomma, nel senso che non è facile. Ma perché il governo ha le idee chiare, ragazzi? Su questa... Dai, su. No, veramente. Assolutamente. Poi soprattutto il governo è molto diviso, quindi abbastanza diviso. Quindi no, il problema è questo: non è facile prendere delle
decisioni quando i medici ti dicono di non prenderle, sostanzialmente ti invitano in maniera abbastanza stressante alla cautela, e soprattutto quanto i sindacati non ti stimolano alle riaperture. Quindi insomma io non vorrei essere al posto di Conte. Anch'io ritengo che le aperture si possano fare in condizioni di sicurezza. Qui dobbiamo chiarirci una volta per tutte. Una cosa è risultata chiara, e questo è venuto fuori e l'ho chiesto ripetutamente a tutti quanti questi virologi eccetera. Bisogna lavarsi le mani e bisogna mantenere le distanze di sicurezza. Vabbè, tant'è ma vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che portare la mascherina per strada è inutile, bisogna mettersela quando si è in contatto con altre persone, e se tu sei in contatto soltanto con l'aria non ha nessun senso. E questo non vuol dire, ciò detto, a mio giudizio si potrebbero riaprire tutte le fabbriche nelle quali ci sono queste condizioni di sicurezza. Io ho anche detto che invece tenere 3 pattuglie di carabinieri, guardia di finanza e polizia e vigili urbani a ogni incrocio ne basterebbe uno, e mandare le altre a verificare che le condizioni di sicurezza nelle fabbriche ci siano, lì dove non mancano i medici del lavoro. Quindi anch'io sono aperturista, ma insomma non sarei così tranchant, perché prendere delle decisioni di questo genere non è facile. Detto quindi questo, Spagna, in Germania e in Francia sono impazziti tutti quanti, giusto? No, infatti, detto questo, hanno chiuso dopo, riaprono prima. Soprattutto per quanto riguarda la Germania, evidentemente c'è un'organizzazione migliore, perché è stato dimostrato che il consumo di energia elettrica della Germania nel mese di marzo è stato assolutamente identico a quello del mese di febbraio e di quello di gennaio, e quindi significa che le grandi aziende tedesche non è che debbano riaprire, ma non hanno mai chiuso. E questo mette in difficoltà le aziende italiane, ma mette in difficoltà paradossalmente anche le aziende tedesche, che hanno un grande bisogno dei pezzi italiani, soprattutto quelle del settore dell'automobile, per andare avanti. Vogliamo sentire che cosa dicono i nostri amici? Sì, prima fammi rispondere a un messaggio, chiedo scusa Alessandro, mi dicono se non mi sono rotto con la Filippica di aprire il centro-sud. Ma ragazzi, il problema è che quando ripartirà tutto, il centro-sud andrà a un decimo della velocità del nord, per questo va agevolato per primo il centro-sud, e perché c'ha molti meno contagi. Alessandro, buona mattinata da Monza. Buongiorno a voi, grazie. Come stai? Di questa opportunità. Allora, io sto bene, anche se in Lombardia è difficile non aver perso qualcuno, questo lo dico perché è un dato di fatto. Però volevo raccontarvi un attimo della realtà della mia azienda. Io ho un'azienda che è vicino a Monza, lavoro con 14 persone e noi siamo di quella filiera che non ha mai chiuso, perché facciamo parte di motori elettrici e di conseguenza ci è stato concesso di poter lavorare. E con lo dico con orgoglio, anche con emozione, dei nostri clienti, che sono in molti casi delle multinazionali, ci hanno mandato dei ringraziamenti, perché tramite le parti dei motori che facciamo per loro noi abbiamo potuto salvare delle vite in tutta Europa, perché comunque servono per le ventilazioni. Quello che invece volevo dire, quindi è un orgoglio, perché all'inizio, quando si pensava che avremmo dovuto chiudere tutti, ovviamente io ho parlato con tutte le persone che lavorano con me, con tutti i dipendenti, e ci siamo proprio confrontati su questa cosa, perché ovviamente il ruolo dell'imprenditore è anche quello in questo momento di saper gestire anche le paure. Noi siamo abituati come imprenditori a lavorare nell'incertezza, quindi noi dobbiamo sempre fare delle scelte nell'incertezza, e scelte fatte, per dire, alla fine dell'anno scorso era stato quello di mettere sul piatto 150.000 euro di investimenti, che per noi sono tanti soldi, è il 10% del nostro fatturato. Certo. E poi ci siamo ritrovati in questa situazione, ma gli investimenti sono partiti, quindi comunque vada, saranno poi da sostenere a un certo punto, no? I suoi dipendenti come hanno accettato subito l'idea di lavorare, di ripartire?
Allora, io devo dire che se hai un'azienda, l'azienda l'ha fondata mio papà con la mia mamma 50 anni fa, quindi io sono seconda generazione. Se c'è nel DNA dell'azienda una capacità di comunicazione e realmente per noi le aziende sono delle famiglie, è molto più semplice dialogare e discutere. Detto questo, direi che più del 90% delle persone non ha mostrato particolari perplessità, a patto che ci fossero quelle condizioni che nella prima fase c'erano state dette. Concordo con quello che avete appena detto, che era mascherine sì quando sei a contatto, poi noi abbiamo 2000 metri di capannone, siamo in 14, fate un po' voi i conti dei metri quadri a persona, per quel distanziamento sociale c'è. Abbiamo provveduto da azienda piccola, perché noi siamo una piccola azienda, a attivare immediatamente lo smart working, a meno per chi era in ufficio, che sono due persone su 14. Per cui la reazione mia è stata quella di creare immediatamente le condizioni, perché comunque l'obiettivo era di non fermarsi. Ricordiamoci che tutte queste chiusure sono state fatte a blocchi, per cui abbiamo capito subito dopo tanto un'influenza, dopo questa fase abbiamo capito tutti che c'era un problema, certo, sanitario grave, no? Come Alessandro, forse abbiamo stato, capito, sei tutti stato chiarissimo, ma abbiamo grazie, un po' una bellissima, guardate, è una bellissima telefonata questa. Sì, veramente. Devo dire, stavo a dire la stessa cosa. Sentire orgoglioso di essere italiano, e ti fa e tranquillizza, dovrebbe stimolare anche gli altri settori che sono in apertura, in possibile apertura, ad essere fiduciosi, insomma. Andiamo avanti. Senti, volevo girarti un messaggio, in realtà due, perché con grosso stupore sia io che te l'altra sera abbiamo scoperto che per chiedere questo famoso prestito al governo, no, questi 400 milioni, questa potenza di fuoco definita da Conte, bisogna avere quattro volte il ricavato del prestito che si chiede, ok? Ci sono un paio di messaggi su questo, confermiamo che purtroppo è vero, cioè se voi dovete chiedere... Confermiamo questo e confermiamo anche una cosa stamattina piuttosto triste, che i soldi per accontentare tutti non ci sono. Nel senso che, allora, tanto per essere chiari... Se chiedete 100.000 fino... 25... prego, prego, spiegalo tu. È fino al 25%, con un massimo, per avere la procedura facilitata, nel senso 100% di garanzie da parte dello Stato, quindi nessun filtro bancario e quindi sostanzialmente automatismo, pressoché, esatto, automatismo, esatto, nella concessione. Oggi si è saputo che tra lunedì e martedì prossimo si potrebbe effettivamente partire. Bisogna fino a 25.000 euro il 25% del fatturato, cioè se tu vuoi avere i 25.000 euro tutti, devi aver fatturato almeno 100.000 euro, se no vai a ridurre. Se hai fatturato 50.000 euro te ne possono dare 12.500. Quello che abbiamo scoperto purtroppo è che non ci sono, come invece io avevo capito, i soldi per tutti, per cui però... se mettiamo che... posso, Federico? Certo. Allora, se mettiamo che chiedono, se chiedessero tutti 25.000 euro, cioè tutte aziende che hanno fatturato almeno 100.000 euro, ci sarebbero i soldi soltanto per 200.000 aziende sui 5 milioni, diciamo, di partite IVA. Se tutti chiedessero 12.500 euro, ci sarebbero allo Stato, salvo rifinanziamenti, i soldi soltanto per 400.000 euro. Ok, perdonami, però una roba da strozzinaggio, perché se io devo chiedere 25.000 euro di prestito e ne devo devo avere i ricavi è diverso la fatturazione, ne devo avere 100.000. Ricavi, Federico, la fatturazione, sì. I ricavi è una roba folle. Significa guadagni, significa ricavi. Significa ricavi è diverso, per l'appunto, fatturate barra ricavi non sono guadagni. Allora io devo fatturare barra ricavare 100.000 euro per chiedere 25. Ma che roba è? E poi 30 secondi, perché poi c'è la viabilità, ci chiedono di parlare delle casse integrazioni, perché a molti non sono arrivate le casse integrazioni, nonostante il tempo sia bello che è passato. In alcuni casi le ha anticipate il datore di lavoro, in alcuni casi sì. Quelle dello Stato sono in
sono in arrivo, credo che arriveranno entro la fine del mese. E se il datore di lavoro non ha anticipato, in effetti i lavoratori non hanno preso niente. Finora prenderanno. Io mi scuso con Fabrizio D'Alecco che ci stava attendendo, lo andiamo subito a salutare. Ciao Fabrizio, buona mattinata. Buongiorno signor Crespa, intanto sì. Un piacere parlare con voi. Io volevo dire intanto due fattori. Intanto io sono un siciliano che vive in Lombardia, di conseguenza diciamo che facciamo il nostro mestiere. Il problema di fondo è che intanto lo Stato non ti dà tranquillità, ecco, io faccio l'esempio mio, che per dire a me non hanno potuto bloccare il mutuo perché avendo fatto 3 anni fa la richiesta di garanzia statale non potevano mettere un'ulteriore agevolazione rispetto a quello che già ho avuto. Di conseguenza io sono in cassa integrazione, la mia azienda per ovvi motivi ci ha messo tutti in cassa integrazione, di conseguenza una riduzione dello stipendio, unico stipendio con 3 figli, capite che le difficoltà sono tante, quindi la frustrazione che ti arrivano per poter ricominciare è dovuta a quello, perché non hai quel tipo di sicurezza per dire oh ragazzi stiamo a casa, stiamo tranquilli, tanto lo Stato c'è. Per quanto mi riguarda, nel senso ha fatto ben poco. E poi volevo dire l'ultima cosa sulla Sicilia, cioè avendo visto che i contagi sono ridotti, per un'economia così debole che può essere la Sicilia, io avrei chiuso le frontiere, avrei fatto ripartire un attimino, questo è il mio pensiero. Mi scusi, 2 domande. La sua cassa integrazione, sì, le prende l'80% dello stipendio? Sì, in deroga, il 20% in meno. In meno. Un'altra cosa, il suo datore di lavoro le ha anticipato la cassa integrazione? No, ho dovuto fare richiesta perché il datore di lavoro non ha avuto scelta, perché i sindacati sono intervenuti e hanno dovuto per forza di cose adeguarsi a quello che era a che erano le decisioni. Quindi io ho dovuto chiamare in banca che mi ha inviato tramite mail un modulo che devo compilare, farmi autocertificare dall'azienda, ovviamente firmare e timbrare, poi rispedire in banca per avere la cassa integrazione. Quindi finora lei non ha preso niente? Lei non ha preso soldi finora? Il mese di marzo è stato pagato. Io sto parlando del mese, il mese entrante. Il mese di aprile, vabbè, no, meno male, perché stavo leggendo una nota della Fondazione dei Consulenti del Lavoro, per i quali, la quale dice che se il datore di lavoro non ha anticipato, la cassa integrazione difficilmente arriverà prima del mese di maggio. Mi fa piacere che nel caso suo questo non sia successo e che quindi lei abbia già preso almeno il mese di marzo. Va bene, sì, grazie. Grazie, nel ringraziare il nostro amico ti vorrei girare un messaggio che anche questa è un'altra roba incredibile. Mi sembra che la cabina di regia di questo fenomeno sia un po' troppo larga, cioè virologi, sindacati, gruppo di saggi, task force, governo, governatori delle regioni, boh. Io sono d'accordo con il nostro amico. Vogliamo ricordare per i pochi che non lo sapessero che la task force è composta da 17 elementi. Sì, infatti mi pare. Allora, Colao è uno dei migliori manager internazionali che abbiamo. Quindi una persona di serie super A, ma sicuramente avrebbe avuto bisogno, secondo me, di un comitato molto più ristretto. Insomma, questa gente è abituata a decidere in poco tempo, se deve sentire 17 persone già diventa una complicazione. Insomma, io francamente avrei fatto una cosa molto più stretta. Molto, molto, molto più pratica. Comunque vedremo, guarda, entro il fine settimana dovremmo avere il parere della commissione. Io mi fido molto di Colao, vediamo che cosa riesce a fare. E già si parla però di alcune riaperture dopo il 25 aprile. Per esempio la moda, che è un settore e molti cantieri. Spero tanti, tanti cantieri. Quando riparte l'edilizia sono veramente un problema gigantesco, insomma. E questi dovrebbero riaprire dopo il 25 aprile. Stanno arrivando un sacco di messaggi di gente che insomma sta contattando legali per avviare procedure di divorzio dopo la quarantena. Sono arrivati svariati, questo sarebbe un tema da trattare, perché coppie scoppiate, ragazzi, rispondono a una delle domande che abbiamo fatto. Allora, voi vi ricordate che in genere le vacanze di Natale sono un momento difficile, no? Oddio, lì c'è poi un aggravante, perché lì poi arrivano anche le suocere in genere, adesso per fortuna, a meno che non convivano,
diciamo che gli altri parenti stanno a casa loro. Ma in genere, quando una famiglia complicata ha un affollamento, ci possono essere degli stress. E non c'è dubbio che stare due mesi a casa, insomma, è una prova forte, insomma. E quindi capisco benissimo che molta gente non ne possa più. Allora, andiamo da Massimo a Torino. Buona mattinata, Massimo. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno a papà, buongiorno al figlio, buongiorno. Grazie. Allora, cercherò di essere molto, molto conciso. Allora, dunque, premesso che sono una persona molto fortunata, perché in questo momento sto lavorando con l'estero, un'azienda, sto lavorando con l'estero, mi occupo del commerciale. Io, al di là di tutta la situazione finanziaria, dei 600 euro, dei contributi, sto valutando quello che l'Europa sta facendo negli altri paesi, Germania, Olanda. Parliamo di finanziamenti a fondo perduto e non prestiti. Bravo. C'è già una notevole differenza, no? Mi pare. Bravissimo. Creare un indebitamento ulteriore mi pare che per un paese, per l'Italia, sia veramente come un suicidio. Ma al di là di quello, mia moglie è commerciante, artigiana, si ritrova a dover pagare un affitto per la quasi totalità, ha perso il 95% del fatturato, gli ordini, i pagamenti tutti bloccati, con una ripartenza a venire e non si sa quando. Al di là di quello, io vorrei solo fare due domande molto, molto veloci. La prima è stato nominato un commissario straordinario, giusto? È un ex manager di una nota multinazionale della telefonia. Sì. Allora, non capisco per quale motivo nella commissione con questo presidente, con questo commissario straordinario, non vengono messi degli esponenti delle varie categorie, quindi i ristoratori, i commercianti, che conoscono bene quali sono i problemi. Io non ho dubbi sulle qualità di questo signore, ma mi chiedo come possa conoscere le realtà e le problematiche di ciascun settore. Primo. Secondo, in una fase così delicata e straordinaria, ritengo che devono essere presi dei provvedimenti verso ciascun paese straordinari. Ora, per quale motivo, quando la Grecia è stata sull'orlo del default, la Germania e la Francia, che erano i paesi più indebitati verso la Grecia, sono intervenuti in maniera massiccia, evitando il tracollo? Punto primo. Punto secondo, e chiudo, la Germania in due momenti storici importanti, sia per la caduta del muro di Berlino, sia durante la Seconda Guerra Mondiale, si è vista riconoscere l'annullamento di tutti i debiti nei confronti verso gli altri paesi europei per poter permettere di ripartire. Ora, allora è stato fatto. L'Italia è uno dei paesi che è stato più toccato da questo problema. Ora mi chiedo, se siamo una comunità, comunità ha un significato, per quale motivo non vengono presi dei provvedimenti a livello straordinario? Punto. Allora mi pare che lei abbia dato un'autozina di problemi, insomma. Sì. Allora, intanto, per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, dice il ministro Patuanelli che in Germania finora sono stati dati 9.000 euro per le aziende sotto i 9 dipendenti, 14.000 sotto i 25 dipendenti. Ieri sera lui ha detto che si darebbero 40 miliardi, cioè per 10.000 euro di contributo, quindi entreremmo in una situazione di questo genere. È ovvio che 10.000 euro, per carità, sono benedetti, però certo non ti aiutano a ripartire. E quindi qui c'è il grosso dibattito su un grosso sfondamento, diciamo, e dare a fondo perduto un sacco di soldi sulla base della perdita del fatturato. Ci sono varie proposte di questo genere, richiedono tra cui una anche l'Università di Tor Vergata e dell'ex ministro dell'economia Tria, che sollecita proprio decine di miliardi a fondo perduto. Bisogna vedere se il governo avrà la possibilità e il coraggio di farlo. Per quanto riguarda i rappresentanti, non poteva diventare un comitato centrale, già sono tante, già 7 persone. Hanno scelto Colao perché Colao è uno specialista di dati e la gestione dei dati sarà molto importante per la mappatura delle persone e per poi gestirne i movimenti una volta che saremo liberi di tornare per strada. Ma non c'è dubbio che tutte le associazioni, per esempio quelle della Confcommercio, quelle della Confesercenti, sono in contatto continuo con il governo per far fronte, per far presenti i loro problemi, e hanno chiesto loro stessi
per esempio per i ristoranti, che sono una situazione devastante, dei contributi solidi a fondo perduto. C'è anche una proposta di dare la metà della metà, cioè se io l'anno scorso fatturavo 100, quest'anno fatturo 50, dovrei avere a fondo perduto 25. Ecco, quindi sarebbero delle buone somme in genere. Però tutto questo è ancora allo studio, sono delle proposte, bisogna vedere che fine farà. Sì, perché a fondo perduto non è stato dato un euro fino adesso, a fondo perduto. Allora, andiamo. Angela da Verona, alla quale chiedo un po' di brevità. Angela, buona mattinata. Buongiorno, sono Angela da Verona, appunto. Sono brevissima anche perché non sono tecnica come il signore precedente di prima, che ovviamente mi allineo a tutto quello che ha detto. Io vado proprio sul vivo, sulla mia realtà. Noi siamo nel settore turistico, abbiamo un albergo in gestione e dei bed and breakfast in gestione nel centro, nel cuore di Verona, la bellissima Verona. Ovviamente non sono di Verona, si sente dal mio accento, però sono orgogliosa di vivere qui da qualche anno e di aver portato avanti un progetto familiare bellissimo. Perché ci siamo trasferiti io con mio marito, le mie figlie e anche un fidanzato di una delle mie figlie. Com'è la realtà adesso in questo momento? E ragazzi miei, se qui chiedo scusa, sembrerebbe un rimprovero, ma da mamma sono abituata ad essere così critica e propensa a fare dei rimproveri quando ci sono le motivazioni, ovviamente. Se si continua così a fare solo chiacchiere, io vedo un futuro prossimo terrificante. Sono quasi 2 mesi che non si incassa nulla, ma manteniamo le spese vive. Da parte del governo, con tutto il rispetto del governo e di chi sta amministrando, ci sono solo chiacchiere, nessuno si mette veramente seriamente seduto a pensare concretamente come dobbiamo andare avanti. Non ci sono i presupposti per andare avanti, ci sono solo tante chiacchiere. Io sono anche straconvinta che tutte le domande che abbiamo fatto per i 600 euro, per i 25.000 euro, per come si sta mettendo la situazione e per le tempistiche che sono di una lungaggine incredibile, pensavo che almeno in queste situazioni la burocrazia potesse venire meno, le tempistiche potessero essere molto più brevi. Sei stata chiarissima, però chiarissima. Allora andiamo Sodo. Intanto attraverso di lei vorrei abbracciare anche tutto il mondo dello spettacolo teatrale, perché Verona ha l'arena e c'è una quantità di lavoratori in grandissima difficoltà che si muove intorno a quella straordinaria macchina da guerra che è l'Arena di Verona, e naturalmente il mio abbraccio, essendo io un appassionato di spettacolo, di musica, di lirica, va a tutto il personale dei teatri italiani che si trova in grandissima difficoltà, davvero in grandissima difficoltà, e non tutti possono approfittare di ammortizzatori sociali. Nel caso della signora, io immagino che lei, avendo tutte queste strutture, fatturi più di 100.000 euro e che quindi prima o poi possa, speriamo che le tocchi, perché questa scoperta mi ha abbastanza sconcertato, il fatto che non ci sono i soldi per tutti è abbastanza allarmante. Spero che possa approfittare la settimana prossima dei 25.000 euro. Ma non c'è dubbio che deve ripartire il turismo. Ma qui il problema, e riguarda Verona e tutte le città turistiche, non dipende soltanto dall'Italia. Quanti turisti avranno la possibilità di venire? Questa è la grande incognita. Gli alberghi non hanno mai avuto l'ordine di chiusura, per cui teoricamente la signora i suoi bed and breakfast potrebbe tenerli aperti. Il problema è che non ci va nessuno, perché gli italiani non hanno la possibilità di muoversi, gli stranieri meno che mai, quindi zero. Allora, quando ci sarà questa riapertura, il problema è che ci sia anche riapertura sull'estero, e questa è una grande incognita. Verona è una città che ha una larghissima percentuale, come tutte le città turistiche italiane, insomma, di visitatori stranieri. Chi potrà muoversi? Quando potranno ricominciare le compagnie aeree a volare? A quali condizioni una persona potrà venire dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Francia? Per esempio Verona è piena di turisti tedeschi, potranno già muoversi loro? Io immagino, è la cosa più semplice, la cosa più facile, tutto il distretto del Garda, che già da marzo sarebbe vissuto benissimo con i tedeschi e che è a zero.
Quindi queste sono tante incognite che non sono legate soltanto ai provvedimenti del governo italiano, quanto anche al contesto internazionale. E questo, allora, è il punto centrale. Gennaro ci scrive un messaggio molto interessante. Dottor Vespa, fase 2 è come? Il dibattito Special Sud è surreale, mancano mascherine, i tamponi non sono sufficienti, gli aiuti economici arrivano col contagocce e non siamo in grado di fare test sierologici e screening a tappeto. Come pensate che possano riaprire le attività economiche? Posso rispondere prima io e poi te? Allora, secondo numerosi virologi, numerosi, non secondo me, i contagiati sono 10 o 20 volte di più rispetto a quelli che noi, di cui si è a conoscenza, semplicemente perché ci sono pochissimi, ancora pochi tamponi rispetto al numero potenziale di contagiati, il che significa che se noi dividiamo, cioè addirittura chi parla come il professor Taro di 5-8 milioni di contagiati potenziali, se noi li dividiamo per il numero delle vittime, l'incidenza letale del Covid è più o meno dell'1%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che al di là di questo, Gennaro, le attività vanno riaperte perché col Covid bisognerà convivere per lungo tempo, fino a che non verrà trovato un vaccino. Quindi se noi continuiamo a fare l'opposto di quello che fanno Francia, Germania, Spagna e che faranno Inghilterra e Stati Uniti, non risolveremo mai nulla, perché fino a che non si troverà il vaccino la convivenza è obbligatoria. O mi sbaglio? Ma con questo sono sorprendentemente d'accordo con Federico, cioè con il Covid bisogna convivere. Questo non ci... Allora, se si mantengono le distanze di sicurezza si può fare tutto. Io su questo vorrei essere chiaro, perché è l'unico punto su quale tutti i medici, tutti quanti sono d'accordo. Quindi se la fabbrica è in grado di garantire le condizioni di sicurezza, che poi non sono delle acrobazie, sono 2 metri, ragazzi, sono 2 metri, e i dispositivi di sicurezza, cioè i guanti e le mascherine, che ci serve a mandrake, insomma. Quindi se si è in grado di far questo, la fabbrica può riaprire. Dopodiché non aspettiamoci miracoli, adesso finalmente dire, sia chiaro, vabbè Federico, un momento, calma, i ristoranti un pochino più in là, un pochino più in là, ma non domani mattina, ma Federico, perché bisogna andare gradualmente, oh Madonna Santa, bisogna fare, ma figurati, io sto facendo una battaglia per far riaprire i ristoranti, ma è difficile che prima della metà di maggio possano riaprire, perché si devono anche loro riorganizzare, devono dimezzare i posti. Non è così semplice, mi pare della metà di maggio, sono d'accordo con te, no, perché siccome si parla non di date, si parla niente, però, ma non si parla di niente, adesso stiamo andando avanti alla giornata, Fede, abbi pazienza, speriamo che sia la metà di maggio. Prima di andare da Giuseppe da Taranto ci chiedono una roba alla quale io francamente ho sentito delle date impensabili. A proposito dello spettacolo, ma gli stadi, e non per il calcio, ma appunto per i concerti, le arene, secondo voi quando riapriranno? Questa è una domanda da milioni di dollari. Mai, non per questa stagione. L'estate ce la scordiamo, secondo me. Prego, scusa. Io credo che la stagione estiva dei concerti non esista, personalmente, se vuoi una mia previsione. Spero ovviamente di sbagliarmi, ma secondo me quest'estate... allo stadio a sentire i nostri grandi cantanti non ci andremo. Questo arriverà a settembre. Questa è la mia. Speriamo. Questo è, allora, evidentemente l'assembramento più classico, no? Come fai a tenere 2 metri di distanza all'Arena di Verona? Andiamo, su, no, dai. Poi. No. E allora, perciò. Era la risposta, no, perché siccome non è una, è l'unico settore, è uno dei pochi settori in cui non c'è un'idea di riapertura. Adesso ci sono pure le spiagge con sta follia del plexiglass. Ma io ieri ho chiesto al sindaco di Firenze, che è presidente, siamo trovati insieme a una trasmissione radiofonica, che è presidente ovviamente come tutti i sindaci del Maggio Musicale, quindi il Teatro dell'Opera di Firenze, e lui non ha la più pallida idea. La stagione è andata, completamente andata, e si tratta di un teatro, e in un teatro potresti mettere a sedere una persona e lasciare 2 poltrone vuote, figuriamoci alle arene, figuriamoci agli stadi, non esiste, non c'è, bisogna essere realisti, non esiste, no, secondo me è la mia possibilità che si possano riaprire. Ho chiesto questa cosa perché è l'unico settore tra le mille cose che sono uscite su cui non c'è una parvenza, neanche un'idea di quando più o meno si possa pensare lentamente. Appunto, perché di non si riapre, non si riapre. Giuseppe da Taranto, buona mattinata Giuseppe. Sì, buongiorno. Io sono un medico ortopedico, quindi lontano dai virologi, però dico quello che ho studiato a scuola, all'università, cioè che il virus d'inverno
prolifera il virus dell'influenza in genere, mentre d'estate, siccome sono proteine termolabili, il virus tende a scomparire, non scompare del tutto, per cui sono perfettamente d'accordo che col Covid dovremo conviverci, però io credo che bisognerebbe aprire al più presto la cosiddetta fase 2 e via dicendo, perché altrimenti la guerra economica non verrà mai iniziata e mai si finirà di combatterla. A parte tutto, volevo mettere l'accenno che secondo me ci sono stati degli errori da parte dei medici abbastanza grossolani, nel senso che ancora noi non conosciamo nessuna terapia standardizzata su questo virus. Sì, l'idrossiclorochina, il tocilizumab, l'antireumatico e tutti quei farmaci HIV che hanno usato nelle precedenti, ma nessuno ha detto questo virus si cura così, così e così. Io credo che ci siano, questo dipende dal fatto che si siano fatte poche autopsie, perché con l'autopsia avremmo visto sicuramente quello che avveniva nel corpo soprattutto degli anziani e si poteva correre al riparo, per cui le paride a basso peso molecolare, tutte quelle sicuramente dovevano essere date, però date in un momento in cui si è già formato il trombo fanno più male che bene. Cerco allora, di dottore, parlare in maniera grossolana. Allora, abbiamo un po' di risposte. Allora, cominciamo. Dottore, aspetta, intanto cominciamo dalle cose che ha detto lei. Punto primo, come lei sa, questo virus 4 mesi fa era totalmente sconosciuto. Lo è in parte tuttora. Trovare cure per una cosa che non si conosce non è facile. Due, le autopsie. L'ospedale di Bergamo è stato l'unico, finalmente, provvidenzialmente, a fare autopsie. Abbiamo trasmesso ieri sera un servizio, credo importante, a porta, 80 autopsie ha fatto, e da queste autopsie è venuto fuori che il virus non ha attaccato in molti malati i polmoni, ma ha attaccato malati debilitati, ma ha attaccato altri organi. Io pure spero, come lei, che si facciano più autopsie per allargare lo spettro delle conoscenze. Quindi. Punto terzo, il caldo. Purtroppo, nonostante quello che dice lei è in genere accettato, nessuno se la sente di dire che il coronavirus comparirà con il caldo. È possibile, è possibile, capitato però, per altri virus, è possibile, ma nessuno se la sente di mettere la mano sul fuoco. Andiamo avanti. Intanto devo salutare il nostro amico perché c'è Ernesto che ci aspetta da Palermo, è l'ultima telefonata per oggi. Ernesto, buona mattinata. Ah, è caduto, allora poi lo risentiamo. Volevo girarti un messaggio, anche questo è importante, riguarda la scuola. Dottor Vespa, questo è riferito proprio a te, si mette nei miei panni, io sono una mamma che dovrebbe tornare a lavorare, ma se le scuole, come ormai sicuro, riapriranno a settembre, mi deve dire lei come posso fare. Questo è un altro grosso. La domanda che abbiamo fatto ieri sera, abbiamo fatto anche un sondaggio e molta gente la pensa giustamente come la signora. È un problema serissimo questo, è veramente un problema molto serio ed è un problema sostanzialmente senza soluzione, perché bisognerebbe che lo Stato proseguisse e nel caso incentivasse il bonus per la babysitter, perché giustamente la signora se deve andare perché la signora va non per un fatto di dovere, ma la signora andando a lavorare dà un beneficio, oltre che alla sua famiglia, al paese. E quindi è bene che il paese le sia grato e le paghi la babysitter, se vogliamo che l'economia si rimetta in moto. Quindi è l'unica soluzione che io riesco a vedere. Io dedicherei quest'ultimo paio di minuti a rispondere a una marea di messaggi che ci sono arrivati dai nostri amici che ci hanno scritto. E ce n'è uno in particolare, io ho già espresso mille volte la mia opinione, per me bisognerebbe rivedere proprio il concetto. Sentiamo qual è, dai. È sull'Europa. Ci chiedono come secondo noi si è comportata l'Europa nei nostri confronti, la von der Leyen. Ieri abbiamo avuto le scuse della von der Leyen, più che avere le scuse formali alla von der Leyen, dicendo che all'inizio, a me la cosa che un po' mi umilia da italiano è che all'inizio tutti se ne sono fottuti pensando che questo fosse un problema cinese e italiano, e che guarda caso è successo proprio nel paese più sfigato, perché gli italiani sono gli italiani.
la storia e il destino ha dato una lezione a tutti e quindi adesso finalmente abbiamo avuto le scuse, perché la von der Leyen ha riconosciuto che l'Italia all'inizio di questa tragedia è stata lasciata sola. Adesso tutti pagano le spese e tutti si accontentano e grazie a Dio almeno abbiamo avuto le scuse. Oltre alle scuse dobbiamo anche avere i soldi. Ecco, mettiamola così. Ecco, il secondo messaggio riguarda proprio questo, cioè riguarda secondo te, secondo noi, quando e se e quanto, ma quanto non si sa, ma quando e se arriveranno dei sostanziosi aiuti dall'Europa, che per una volta non lo so, è il discorso che si farà la settimana prossima, il discorso si farà la settimana prossima, non lo sappiamo oggi, dare una risposta oggi è impossibile, soprattutto poi è complicato in Italia per i meccanismi burocratici e questo fondo, questo recovery fund, cioè il fondo per la ripresa, che dovrebbe avere non so quanti miliardi di trilioni di roba da paperoni, è un meccanismo molto complicato. E invece non abbiamo bisogno di meccanismi complicati, abbiamo bisogno di pochi maledetti e subito, anzi tanti maledetti e subito. Sì, però il problema nostro resta la quantità enorme di burocrazia, questo è un problema non strano. E infatti questo è un problema nostro, non c'è dubbio. L'Europa ha meno burocrazia di noi. Noi abbiamo più di ogni altro stato del mondo ed è quello che ci porterà non so dove, specialmente in questo momento. Una quarantina di secondi la vorrei dedicare a un messaggio che ci dice, francamente sono oggettivamente d'accordo, il senso, il non senso, anzi aggiungo io, di riaprire esclusivamente cartolerie e librerie. Un simbolo, i libri sono un simbolo, speriamo che proseguano gli altri negozi. Vorrei chiudere ricordando che in Svizzera si multano di 95 euro chi viene in Italia a fare la spesa ai supermercati. Allora, per favore, quello che possiamo comprare, poco tanto che sia, compriamolo italiano, compriamo prodotti italiani, visto che agli stranieri non viene consentito di venire a comprarli in Italia. Buon fine settimana a tutti e speriamo di avere dei dati migliori. Assolutamente sì, speriamo venerdì prossimo di poter sorridere ancora di più. Grazie a te, buon weekend, grazie a tutti voi, grazie a Ricca Aristarco per quanto riguarda la regia di Milano, grazie a Enrico Galletti per quanto riguarda la redazione di Milano, grazie a Massimo Galanto per il Social Corner, a Andy Ceccarelli a Roma, buon weekend. Avete ascoltato Non Stop News Raccontami con Bruno e Federico Vespa. Appuntamento a venerdì prossimo.